Ciao Luna! Fai vedere come sei cresciuta e di buongiorno a tutti! Bentornati in un vlog! Girati, maleducata! Ciao! Amore! Eh sì, Lunotta è diventata proprio grande. Guardate, ormai siamo delle gattine adulte, vero? A caldo come direi tutti noi, vero? Vero? Pavimento è fresco. Buongiorno a tutti, non mi vedete in questo momento perché sono in condizioni pessime. Abbiamo appena finito io e mio compagno di dare una sistemata a casa. Scusate se ballate. Di dare una sistemata a casa, quindi direi che ho sudato anche l'acqua del battesimo. E è arrivato il momento di una doccia. Quindi mi farò vedere post doccia un po' più decente, sistemata. E niente, e quindi io vado di questo prodotto qua che io vi sto praticamente mostrando ovunque. Giuro che non mi paga né Tigotà né la Biblioteca Italiana. Però è l'unico che mi dà sollievo durante la doccia e mi dà proprio la sensazione di fresco perché all'interno ha l'olio essenziale di menta, ma ve ne ho già parlato di questo prodotto anche l'anno scorso, è un mai senza per quanto mi riguarda, e, in estate ovviamente, e quindi niente, adesso io mi butto sotto la doccia e ci vediamo fra poco, è arrivata anche Luna a salutarci, beh se n'è già andata, perfetto. E niente, intanto vado perché non ne posso più. Buongiorno a tutti, eccoci qua, riesumata dopo la doccia che serviva, ne avevo proprio bisogno, mi sento decisamente meglio. Poi ho la fortuna di avere anche una casa bella fresca che non prende tanto sole, quindi diciamo che ci sono i pro e i contro di questa cosa, ma assolutamente un pro è che rimane fresca l'estate, si sta benissimo, quindi mi ritengo proprio fortunata. Non ho acceso, a parte che vabbè che il condizionatore non ce l'abbiamo proprio, ma anche ventilatori così al momento non ne abbiamo ancora accesi perché si dorme bene, si sta bene anche durante il giorno, quindi mi ritengo, come vi ho già detto, fortunata. Allora, oggi è sabato e appunto questa mattina ho fatto un po' di pulizia. Abbiamo fatto pulizia con il mio compagno. Lui per pranzo non c'è perché ha un pranzo di laurea di un suo amico, quindi sarà lì in montagna. Tra l'altro, mi ha detto che fa freddo, infatti l'ho invidiato tantissimo. Comunque, sarà questo pranzo con i suoi amici. Non so bene quando tornerà, insomma, ma vabbè, non è un problema. Io ho un'allergia pazzesca. Ok, ci sono, scusatemi, ma ultimamente quando mi metto a registrare video mi viene l'allergia. Io non so per quale motivo, non l'ho avuta fino adesso, per tutta l'estate praticamente, quasi. E oggi mi sono svegliata così. Vabbè, spero che passi. Ho già preso un antistaminico, vediamo, spero che faccia effetto. Comunque, questa piccola parentesi, non mi ricordo più dove sono arrivata a raccontarvi. Non vorrei dilungarmi troppo per non fare diventare questo video eterno, lunghissimo. Comunque, ecco, vi stavo dicendo che quindi sarò da sola questo pomeriggio. Oggi appunto è sabato, ho ancora domani come giornata di ferie, poi si inizia a lavorare. Sono volate queste 2 settimane di ferie, per carità, non mi lamento perché le ho fatte, ci mancherebbe altro, però devo dire che sono proprio volate. Però sono particolarmente felice di come siano andate perché sono state delle ferie all'insegna sia del relax. Abbiamo fatto poi io e mio compagno 3 giorni al mare, non di più perché io non amo il mare, quindi diciamo che per me 3 giorni sono più che sufficienti, poi voglio tornare a casa. A parte i primi 2 giorni della settimana scorsa che l'abbiamo dedicati a fare dei lavori in realtà esterni alla casa, ai muri, così insomma cose un po' noiose, lavori che continuavamo a rimandare, quindi li abbiamo fatti prima di andarcene al mare in vacanza. Poi siamo tornati e devo dire che sono state delle giornate proprio piene ma belle. Abbiamo macinato non so quanti chilometri in moto, qui ovviamente nelle mie zone, quindi abbiamo fatto varie tappe in vari laghi dove abbiamo fatto il bagno, in mezzo alla natura. È stato proprio bello,
devo dire che sono molto soddisfatta di queste ferie. Io non ho bisogno di andare chissà dove quando appunto voglio staccare, insomma, o alle ferie. Mi ritengo, io amo il posto in cui abito, lo sapete, e quindi non sento questa necessità di andare in giro, anche perché non sono una che ama tanto viaggiare, o meglio, mi piace, ma non ne faccio anche a meno, ecco. Poi quando sono in viaggio mi piace, per carità, dipende poi sempre con chi vai, dal tipo di viaggio, però non sono una di quelle persone che per forza deve andare via, durante le ferie, assolutamente no. Quindi quei 3 giorni al mare sono stati veramente più che sufficienti, poi abbiamo fatto tantissime altre cose qui, mi è piaciuto vivere un po' il posto in cui abitiamo. E niente, quindi queste erano 2 parole per dirvi un po' delle ferie. Fatemi sapere se voi invece dovete ancora andarci, siete già andati, cosa avete fatto. E bevo un goccio di tè. E niente, adesso io, beh, come programmi di questo pomeriggio, non ne ho chissà che. Allora, vorrei fare, una torta. Perché domani vedo se farla stasera, perché accendere il forno un po' mi mette paura. Comunque, insomma, volevo fare un dolce perché domani sera andremo a mangiare da mio papà e la sua compagna con anche i genitori di Seba, insomma, quindi faremo una rimpatriata e appunto vorrei portare un dolce. Avevo già in mente cosa, magari se riesco lo registro vi mostro perché è un dolce veramente una torta, semplicissima, velocissima, è proprio la classica torta salva dolce, ovviamente se avete gli ingredienti giusti in un attimo la fate e fa sempre una bellissima figura, quindi vorrei fare quella. E poi vorrei rilassarmi semplicemente, proprio lo dico tranquillamente, mi voglio godere ancora questi 2 giorni di relax. Non uscirò oggi, avrei dovuto fare un po' di commissioni. Andare a Tigotà mi servono delle cose, ma non sono così urgenti e rimanderò a lunedì, perché fa caldo, non ho voglia di uscire, non voglio richiudermi in casa e credo che leggerò, oltre a fare appunto la torta. E poi vediamo, insomma, man mano. Dovrebbe arrivarmi anche un libro oggi. Se mi arriva in un orario decente, vi mostro cosa ho preso, tramite uno sconto. Un libro che avevo in wishlist da un po', ma vorrei approfittarne anche per farvi un aggiornamento di lettura. Io nel frattempo interrompo il video perché mi devo soffiare il naso, semplicemente per quello. Allora, aggiornamenti di lettura. Ho qui 3 libri da mostrarvi e un libro che ho finito, vi metterò la copertina, insomma, perché l'ho letto in formato, digitale. E ho finito ieri, no, l'altro ieri, L'educazione delle farfalle di Carrisi, che è l'ultimo suo libro uscito, ormai mi sembra quest'inverno, a novembre mi sembra che mi faccia uscire i suoi romanzi. Era tantissimo che non leggevo Carrisi, a me piace e non piace, ho un rapporto un po' di amore e odio, diciamo che ho letto libri che mi sono piaciuti molto, e però ultimamente mi ha deluso parecchio e devo dire che purtroppo anche questo libro non... Oddio, non era malissimo, però no, alla fine non mi è piaciuto tanto, soprattutto il finale proprio. Ne parleremo nel video apposito delle letture, però vi dico che non mi è piaciuto, ma comunque vi ho fatto un post anche su Instagram. La sua scrittura in questo libro mi è piaciuta, è sicuramente un libro che si legge velocemente, io l'ho letto in 3-4 giorni, ma secondo me se si fanno lessioni. Sessioni di lettura più lunghe si legge tranquillamente in un paio di giorni perché comunque intrattiene molto, coinvolge, vuoi andare avanti, i capitoli sono brevi, quindi diciamo che Carrisi sa come tenere alta l'attenzione, però prevedibile. Veramente io a metà libro, anche prima forse, avevo già intuito come potesse andare a finire. E capite bene che in un libro che dovrebbe essere una sorta di thriller, mystery, non è proprio una bella cosa. E si è confermato tutto ciò che pensavo, proprio tutto. Perché Carrese si ti butta degli indizi, ma secondo me non lo fa in modo. Non li camuffa bene. E almeno per quanto mi riguarda. E quindi erano troppo palesi.
Niente, io sono rimasta delusa perché appunto ho capito il finale prima della metà del libro e oltretutto non mi è assolutamente piaciuta la protagonista, l'ho trovata anche un po' forzata, un po' poco credibile, devo essere sincera, un po' inverosimile in certe cose, in certi dialoghi, in certi suoi pensieri, quindi anche questo, ecco, non mi è piaciuto tanto, tutto sommato un libro che sì, di intrattenimento, nulla di più, però... Boh, non lo consiglierei, ecco, sinceramente magari consiglierei altri libri suoi, ma non questo. Comunque, vabbè, detto ciò, appunto ne parleremo, poi mi dilungo troppo. Poi, altro libro che invece ho in lettura, questo l'ho iniziato a annuare, scusate, faccio danni, ma l'ho accantonato un attimino, non perché non mi stia piacendo, anzi, è molto carino, però non so, io faccio un po' a caso quei libri. Li leggo, poi magari li lascio un attimo se ce n'è un altro che mi intriga. Non mi dà problemi leggere più libri insieme, assolutamente. Quindi poi dipende molto dai momenti, però in questo momento non mi dà problemi, quindi niente, ho questa modalità un po' strana. Comunque è La mia famiglia e altri animali, che appunto mi ero portata in vacanza al mare. Sono arrivata circa a metà libro, sì, praticamente quasi giusta, metà libro. Molto carino, è un libro autobiografico, parla dell'infanzia di questo autore qui, che è Gerald Durrell, non so se si pronunci così, della sua infanzia in Grecia a Corfù. Lui e la sua famiglia, insomma, e poi tutte le vicissitudini, lui tra l'altro è molto appassionato di natura, di animali, quindi ci racconta un po' la fauna e la flora di queste zone, quello che lui scopre, molto appassionato di insetti e mi piace tantissimo questa tematica all'interno dei libri perché anch'io sono un po' così, quindi è sempre molto interessante e tra l'altro qui viene raccontato tutto in una chiave molto ironica, molto carino di intrattenimento, ma un intrattenimento molto intelligente, brillante e sono super curiosa di andare avanti. Si legge velocemente, lui scrive molto bene, molto molto carino, quindi questo appunto da finire. E poi ho in lettura e oggi lo vorrei terminare, ma siete dritti, boh, un libro in formato ebook. Il lettore a domicilio di Fabio Morabito, dovrebbe chiamarsi così. Magari vi metto la copertina perché io non so se da qui si capisca qualcosa. E sono a più di metà, è molto carino. E tra l'altro la casa editrice si chiama Il Margine, io non la conoscevo e ho scoperto che è di Trento. Ma capite, cioè di Trento, della mia zona, e quindi super felice quando ho scoperto questa cosa. L'ho scoperta proprio per caso, non so neanche dove l'ho trovato questo libro, ma mi ha attirato il titolo, poi ho letto un po' la trama, quindi insomma, l'ho voluto leggere. E tra l'altro sono andata poi a visitare il loro catalogo, la loro pagina Instagram, più che il loro catalogo di questa casa editrice, è interessantissimo, quindi io ve lo consiglio tantissimo. Se non la conoscete, ma non credo perché non è tanto conosciuta, io non avevo mai sentito parlare e pensate, io vivo in provincia di Trento, quindi è anche un po' vergognoso che io non conoscessi, insomma, questa casa editrice, però meglio tardi che mai. Vi dicevo che ha un catalogo estremamente interessante, ha tantissima saggistica che tratta tantissimi temi politici, sociali, molto, veramente molto interessante e poi ha anche dei romanzi molto molto interessanti. Quindi io vi consiglio, andate, correte a vedere la pagina Instagram, il catalogo, il sito, quello che vi pare, della casa editrice Il Margine, mi raccomando. Detto ciò, questo è un romanzo corto, breve, molto carino. Di che cosa parla? È ambientato in Messico e abbiamo il nostro protagonista, di cui non ricordo il nome ovviamente, che è un lettore a domicilio. Cosa significa? Lui ha fatto qualcosa contro la legge, che ancora io non ho capito cosa, perché penso che probabilmente ci verrà svelato alla fine, forse. Comunque noi sappiamo che lui ha commesso qualche reato.
e per scontare la sua pena deve fare dei lavori socialmente utili. Il suo lavoro appunto è quello di fare il lettore a domicilio, quindi lui va nelle case di persone soprattutto poco agiate, anziane o malate, ma non solo in realtà, a leggere libri. E è bellissimo perché questo libro parla tantissimo di libri, io mi sono segnata anche vari titoli, parla di poesia proprio perché poi diciamo che il tema centrale è proprio la poesia, in particolare una poesia. Molto carino perché poi noi ovviamente vediamo lui che va a leggere questi libri, con tempo ci viene anche raccontata la sua vicenda un po' familiare e personale, la tematica ad esempio della malattia è presente, del rapporto padre-figlio, non vi dico troppo perché è un libro appunto breve, non vorrei fare spoiler, e poi ovviamente ci viene raccontata anche la vita delle persone a cui lui va a leggere. Molto molto carino e poi vabbè insomma ci sono vari anche intrecci devo dire mi sta piacendo veramente tanto ecco secondo me è un piccolo gioiellino comunque ne riparleremo nel video sulle letture quando l'avrò letto. Poi finito questo libro mi sono già preparata cosa che io non faccio mai devo essere sincera io non faccio TBR non faccio liste io vado proprio a caso a sentimento anche se forse per una questione di fare mente un po' locale anche dei libri che ho, dovrei fare forse ogni tanto qualche lista, però non lo so, al momento non le sto facendo perché non ce la faccio, so che poi probabilmente non le rispetterei. Però questo libro ce l'ho lì da un po' che lo voglio leggere, secondo me è perfetto per l'estate, questo me lo dice la copertina, in realtà non lo so, però. La copertina secondo me è estremamente estiva di Carmine Abate, che è uno scrittore che io adoro, anche se ho letto solo un libro, quindi sì, io dico che lo adoro, in realtà ho letto solo un suo romanzo che è meraviglioso, ma ve ne ho già parlato, che è adesso non mi ricordo neanche il titolo. Oh mamma, ve lo dico, aspettate. No. E, vabbè, è comunque un libro su Segantini, che è un pittore famosissimo di Arco, che è la mia cittadina. Lui vive in Trentino e amo come scrive. Mi è venuto in mente il titolo del libro che ho amato, che è Il cercatore di luce. Ok. E sto parlando di Un paese felice, appunto, specchia un po', scusate, di Carmine Abate. E niente, io non vedo l'ora di leggerlo. Io non so di che cosa parli, non ho letto trama, l'ho preso proprio così al buio. Edito Mondadori, semplicemente qua dietro c'è scritto: immagina che una mattina ti svegli e il tuo paese non c'è più. Sono veramente super super curiosa, quindi probabilmente questa sarà, la mia prossima lettura. Vedete che la copertina è, secondo me, proprio estiva. E nulla, quindi questi sono i miei aggiornamenti di lettura. Adesso io sono quasi le una, quindi ho fame. Adesso mi metto sull'acqua per la pasta, mangio qualcosa, devo svuotare la lavastoviglie e poi non lo so come andrà questa giornata, quindi ci aggiorneremo. È tutto un po' molto improvvisato. A dopo. Ebbene sì, ho preso coraggio e ho acceso il forno perché appunto voglio fare la torta. In realtà io ho già fatto l'impasto e quello che andrò a fare è una sorta di sbriciolata, quindi una torta veramente semplicissima con questa pasta frolla appunto sbriciolata, vedete? E ho già fatto la base e l'andrò adesso a farcire, poserò il telefono perché non voglio fare danni, con la, aspettate che la prendo, la confettura, no, ce l'ho di qua, ecco, mi sbaglio, intanto vi faccio vedere, ecco, la confettura di fichi, oppla, questa qua. Ovviamente si può farcire come si vuole, Nutella, altre marmellate, quello che vi pare. E niente, se siete interessati o interessate, vi metto la ricetta da qualche parte, magari ve la scrivo nell'info box. Semplicissima. Ovviamente io ho usato, vabbè, il Bimby perché ho questo come si dice, frullatore.
comunque, e se avete un robot da cucina classico, quello che vi pare, usate quello, insomma, tutti gli ingredienti qua dentro, non tutti insieme, prima mi sembra burro, mi sembra, l'ho appena fatto, brava Sara, non ti ricordi niente, burro e farina e dopo gli altri ingredienti che comunque vi lascerò qua sotto, deve risultare una consistenza sbriciolata, quindi non compatta, ecco, non dovete fare la pasta frolla classica. Quindi così. Adesso vado avanti e poi vi farò vedere il risultato, finale. Perfetto, io ho messo la confettura di fichi, ho lasciato un bordino, ho abbondato perché a me piace tantissimo, è una delle mie preferite, questa qua di fichi. E niente, semplicemente io adesso vado a ricoprire con il restante impasto e glielo spargo sopra. Comodissima questa torta da fare perché non dovete essere precisi assolutamente, cioè tanto viene sempre bene, dico che viene anche bella da vedere e comunque se è un po' irregolare è normale, insomma è la torta che è fatta così. Velocissima, farete un figurone perché è veramente buonissima. Io la faccio spesso quando non so che dolce fare, voglio fare qualcosa di velocissimo ma che appunto mi faccia fare bella figura e vi garantisco che questa l'ho già fatta una non so quante volte, sempre con varianti diverse, quindi una volta ho messo la confettura di mirtilli, a volte ho messo appunto la Nutella, se no potete mettere quello che vi pare, insomma, quello che vi piace di più. Vedrete che farete una bella figura. Adesso vado a ricoprire, vi mostro poi il risultato prima di metterla in forno e poi anche post cottura. Eccoci qui, la torta è pronta per essere infornata e io semplicemente, appunto, come vi dicevo, ho messo su tutto l'impasto. Vedete che alla fine viene una cosa carina. E niente, adesso va in forno a 180 gradi per 30 minuti, forno preriscaldato. E dopo, vabbè, io la controllo, ma di solito la tempistica per questo mio forno qua è giusta. Ci vediamo dopo allora con il risultato finale. E voilà, torta appena sfornata. C'è un profumo buonissimo, me la mangerei subito. Adesso è bollente perché l'ho appena tirata fuori proprio dal forno. E la lascio raffreddare, sennò poi si rompe e poi vabbè, la tolgo come si chiama? Oh mio Dio! Vabbè, non mi vengono le parole. La togliamo da qui, la tolgo dalla carta forno, la metterò in una tortiera e poi ci metto sopra un po' di zucchero a velo, ovviamente quando sarà fredda, proprio completamente fredda. Non vi farò vedere la torta tagliata per ovvi motivi, perché appunto la porterò domani, quindi non mi sembra carino tagliarla già. Però vi garantisco, ripeto, mi ripeterò, sarà noiosa, ma è veramente buonissima. Oltre che, secondo me, è anche molto carina, molto rustica e casalinga, però ha il suo perché. Sono passate un po' di ore, sono andata avanti con questo, ma mi manca mezz'ora, devo finirlo, adesso mi metto qua seduta mentre faccio merenda e lo finisco. Sì, carino, carino, però non so bene dove voglio andare a parare, quindi sono super curiosa di vedere la fine. E yogurt, un po' di granola, marmellata, quella di prima di fichi e frutta, faccio merenda, intanto leggo. E poi ci aggiorniamo spero di finirlo e ci aggiorniamo comunque un po' sulle mie impressioni. Eccoci qua, libro terminato, io sono qua con Luna e allora non voglio dirvi troppo perché non è questo il video in cui voglio appunto darvi una recensione o comunque dirvi troppo le mie impressioni. Recensione no, perché ve lo dico sempre, io non faccio recensioni perché non ne sono in grado, non è il mio, però non lo so, alla fine sono rimasta un pochino delusa da questo libro, più che altro avevo altre aspettative. In realtà poi si è rivelato molto incentrato sul protagonista che, tra parentesi, non mi stava neanche poi così simpatico, e molto più incentrato sulla sua vita. Non lo so, non lo so, mi aspettavo una cosa un po' diversa, però non mi è dispiaciuto, insomma, un libro carino, di sicuro non è un libro che mi rimarrà impresso per chissà quanto tempo. Niente, non ho altro da aggiungere, insomma, comunque, secondo me sì, da dargli una possibilità, insomma, soprattutto se si vuole conoscere magari un libro appunto nuovo, mai visto o una nuova casa editrice. Niente, adesso vedo magari di scendere un pochino in cortile, che c'è Luna che mi chiama, sì, perché dovete sapere che Luna mi chiama quando vuole giocare.
E siccome che da poco ha iniziato ad andare in cortile e adesso è praticamente la regina del cortile, quando non mi vede per un po', anche non vede Seba per un po', mi agola perché vuole che andiamo giù da lei. Quindi adesso mi sistemo, stavo per dirmi, ma in realtà no, rimango così, vado giù un po' in cortile e poi penso che tornerò su in fretta perché sento già che fa caldissimo. Cosa fai lì? Eh? Cosa fai? Ti nascondi? Un sasso. Ehi. Fuori di testa. Picchiate fai? Nel frattempo, mentre ero giù, voilà. È arrivato! Sono super contenta quando mi arrivano i libri che sto aspettando. In realtà è un libro solo e c'è un motivo del perché appunto l'ho voluto prendere. Il libro che ho appena terminato, come vi dicevo, cioè nel libro che ho appena terminato, si parla tantissimo di libri e il libro preferito di questo, del nostro protagonista è questo qua che ho ordinato, perché è di un'autrice che io amo, che conosco già, che amo, di cui sto recuperando vari romanzi e anche raccolte di racconti che ha scritto, ve ne ho già parlato e mi mancava questo, me l'avete consigliato in tantissime. Quando l'ho visto all'interno del citato, insomma, all'interno del libro, ho detto ok, vabbè, questo è il segno del destino, lo devo acquistare. Sono andata su Amazon. E era anche scontato del 20%, perché da quello che so, questa casa editrice adesso è scontata. Non so se tutti i libri, non vi so dire, però ho avuto una fortuna pazzesca e capite bene che sono tutti segni del destino, quindi l'ho voluto prendere, pagato intorno ai 10 euro. E sto parlando di Mia cugina Rachele di Daphne du Maurier. Voilà, sono super super contenta. E è un bel mattoncino. Vediamo se con una mano riesco. Prezzo iniziale 15,50 euro. Come vi dicevo, appunto, l'ho pagato intorno ai 10 euro, 10,50 forse. E non vedo l'ora di leggerlo, veramente. Sono circa 370 pagine all'incirca. Vi faccio vedere all'interno com'è. Ah, non roviniamolo subito, appena arrivato. Eccolo qui. Font è un po' piccolino, però comunque dai, l'interlinea non è male. Appunto, edizione con copertina flessibile. E niente, se siete interessati e interessate, vi dico che adesso è scontato. Quindi adesso è un bel dilemma, perché io non so se iniziare questo o iniziare quello di Carmine Abate, che mi ero già prefissata di leggere. Non lo so, non lo so, vediamo un attimino. E nulla, io direi che faccio terminare questo vlog qui, anche perché credo che sia venuto un po' lunghetto. E sono le 6 quasi di sera e quindi starà per arrivare appunto Seba a casa. E pensavo di farlo durare più giorni, però in realtà sono già arrivata, secondo me è una tempistica buona. E Luna, saluta! E niente, e appunto poi non so cosa farò nei prossimi giorni. Domani sono via, quindi forse la cosa più intelligente è salutarvi, insomma, e finirlo qua. Io spero di avervi tenuto compagnia, anche se effettivamente io non è che abbia fatto chissà cosa oggi, non avevo chissà che cosa da mostrarvi. Comunque io spero sempre di tenervi compagnia e sicuramente questo è un modo perché così anche voi tenete compagnia a me. E niente,
Alla prossima, grazie a tutti, mi raccomando lasciate commenti che sono sempre super ben accetti.